Ciao a tutti e benvenuti o ben ritrovati al canale della Decima Arte. È sempre Aurenar che vi parla e oggi vi parla di un videogioco a cui è stato concesso l'accesso in anticipo, l'accesso alla demo, la stessa demo che giocherete anche voi dal 10 giugno su Steam durante lo Steam Next Fest. Gli sviluppatori, Yummy Games si chiamano, stanno realizzando uno sparatutto in terza persona che mi ricorda dai video un po' Returnal, però c'è anche qualcos'altro oltre che Returnal. Mi hanno mandato, diciamo, una notifica tramite questi siti che concedono chiavi e avevano il piacere di farsi conoscere in anticipo rispetto al Next Fest. Quindi eccomi qui ad accontentarli, anche perché prima ho voluto visionare la pagina del negozio Steam. Un po' il gameplay per capire se potesse ispirarmi o interessarmi. Ho visto qualcosina così sulle prime a video, ben poco, no? Di Returnal. Poi ho visto un'altra piccola feature interessante, una caratteristica, che non mi aspettavo. Tutto confezionato in Unreal Engine per PlayStation 5, Steam ed Epic Games Store. Quindi PC, PS5 al momento. Il gioco si chiama Project Tower, Progetto Torre. È caso più unico che raro ormai tra tutti quelli che porto qui sul canale. È anche localizzato in italiano per quanto riguarda l'interfaccia e i testi. Andiamo subito ad affrontare queste prime ore di gioco. Io non ho mai provato la demo prima, ho solo fatto un po' di impostazioni, ho cambiato la lingua. Andiamo a vedere adesso di cosa si tratta. Andiamo a vedere che cosa offre. Quindi la Terra è stata, immagino di aver capito, invasa da questi X.
Identification complete. Welcome to Project Tower. Within these walls, your purpose awaits. As a prisoner, you must obey. Proceed and become essential to our grand design. Quindi sto giocando con mouse e tastiera al momento, poi cercherò di cambiare al volo sperando che la demo non vada a carciofi. Giocherò anche un po' col pad, sempre che la demo duri abbastanza. Andiamo a capire che dopo esserci risvegliati e imbracati con questa tuta, abbiamo preso una arma, una voce ci dice che siamo stati identificati e siamo in un cosiddetto progetto torre. Visuale alla Resident Evil 4, che ormai ci accompagna quasi sempre. Una cosa che mi sono dimenticato di dire prima è che tutto quello che state vedendo e che sto giocando e che giocherete tra qualche giorno anche voi, se voleste, è realizzato da quattro persone. Da sole quattro persone. C'è un muro invisibile, vabbè, normale, anche in una demo è normalissimo. Non mi aspetto una libera esplorazione quanto una qualcosa di più circoscritto, ma altamente spettacolare da giocare. C'è lo scatto. Tutte le imperfezioni che vedete a livello di interfaccia o grafica, ragazzi, sto provando una demo, non è un... Ah, non l'avevo visto. L'ho sentito ma non l'avevo visto. Dicevo, è una demo. È normale che sia anche un po' imperfetta. È un gioco in anteprima. Allora, lo sparo è può essere manuale, sì, oppure automatico. Io tengo pressato e spara a una certa frequenza. Sotto al mirino c'è l'indicatore di cartuccia. Area di addestramento, grazie. Come se fosse un leggero surriscaldamento. E in alto invece c'è la barra della resistenza, quindi non possiamo scattare, scappare in eterno. Non possiamo sparare all'impazzata. Data transfer complete. Your contribution will aid our cause. Continue gathering data to advance further. Io non sono un esperto, non so dire se sto giocando con Unreal Engine di ultimissima generazione oppure di quarta generazione. Molto bella la fisica. Così a primo impatto, ma c'è anche l'attacco in mischia. Così ci si cura, va bene. Ai ai ai, vediamo. Niente, alt. Schivo. Ho colpito e schivato. Ho visto che ogni uccisione viene ripagata in questi cubi che vedete in basso a sinistra. Questi cubi li ho utilizzati prima per aprire una porta. Però non so se... Chiamiamoli crediti e non cubi. Non so però, in tutta onestà, se sono anche valuta di gioco.
Io già mi sto perdendo, eh. Finisco l'esplorazione di questa zona. Accrociarsi. Sì, non è una traduzione perfetta. Quindi non ci lamentiamo troppo, però, perché già, cioè, il fatto che ci sia è abbastanza gradito. Accidenti. Sparano pure a distanza questi. Vedete, questo sblocco costa 108 crediti, quindi non poco. Sto illuminato dal sole, ma non serve a niente. Non sembra il pianeta Terra questo. Questa statua mi inquieta. Congratulations. Integration with morphing technology is successful. Your resilience during the process is noted. Quindi tecnologia morphing, questa è la cosa interessante che ho visto dai video. In pratica, ecco, lo vedete subito, posso trasformarmi nelle creature che incontro per superare dei punti di livello altrimenti non superabili. E credo di poter anche combattere in questo modo. Se si salta. In teoria non dovrebbero attaccarmi perché sono uno di loro. Mi dice LB, però io non sto usando il joypad, quindi vediamo un po'. Qual è il pulsante con la tastiera? Niente. Ok, dovrebbe essere la M, sempre la M. M per trasformarsi ed M per tornare normale. M come morphing. In inglese, trasformazione quasi. Cambiare forma.
Aia. Ok, mi ricorda molto Warframe questo sistema di combattimento. Così. Combattimento all'arma bianca. Warframe ovviamente è molto più, diciamo, più frenetico. C'è nulla. Accidenti. Ok. Quanti sono? C'è nulla. Andiamo a vedere di là. Questo cunicolo è grande abbastanza per farci passare, mentre quello di prima obbligava alla trasformazione perché era molto più piccolo. E immagino che ci saranno parti di livello dove o dobbiamo o possiamo sfruttare il, diciamo, il sistema di trasformazione. Sa che siamo ad un boss qui. Brutto questo, bruttissimo. Brutto. Via. Piano con la stamina. Ah, mi colpisce lo stesso, vabbè. Mi aiuta, ma non troppo. Ok, sono riuscito ad abbatterlo. Una sorta di alien gigantesco. Che forse possiamo... Wow. Possiamo emulare. Mamma mia, che grande. Gigantesco. Oh. Molto bello. Salta pure benino, cioè plana quasi. Ottimo. Mi piace come il gioco ti fa sentire anche un alieno un po' più potente, cioè no, non è banale questa cosa. E i colpi, gli effetti dei colpi sui nemici, colpi potenti, si fanno sentire. Quindi i piccolini esplodono. Andiamo di qua. Piano.
Non posso interagire in modalità morphing. Ovviamente ci sono dei punti che solo un essere umano può interagire. Ottimo. Non so che cosa ho fatto. Sono diventato una torretta. Bello. E mi muovo come torretta. Chissà se fa danno ai nemici. Hanno previsto tutto, pure l'illuminazione. Non è banale questa cosa. E ci sono anche dei puzzle. Veramente molto interessante. È un raggio traente, quindi se noi ci mettiamo belli diretti, spostiamo le cose verso di noi, senza doverci spostare noi. Questa era un po' più incastrata, quindi togliamo fuori. Così. Telecamera un po' così, però ci siamo andati noi anche ad incastrare. Questo si è andato a incastrare così. Devo tornare umano, se no non posso fare nulla. Avevo visto un'apertura? No. Ok. Floor 1 completed. Primo piano completato. You are in the top 98%. Proceed to floor 2 via the stairwell. Oh mamma. Questo cos'è? Sappi che la tua forza e la tua resilienza plasmeranno il destino della nostra razza, perché le sfide che affronti in questa torre ti metteranno alla prova in ogni spazio. Ogni piano presenta nuove prove, nuovi test della tua potenza. Non vacillare perché il cammino verso la libertà è in vista. Ok. Ora, io non ho giocato ancora Returnal, però mi sembra che questo gioco a prima vista non abbia tanto da invidiare. Ma mi riservo di dire una cosa del genere con più sicurezza dopo aver giocato per bene Returnal. Questo? Mamma mia. Oh cavolo. Ricarica. Vai. Aiuto. Mamma mia.
prende lo stesso. Dai. Boh, mi ha fatto un po' di danni, ma sono riuscito a ucciderlo. Oh mamma. Crinosauro eliminato. Ok. Andiamo avanti. Lo scatto è a pressione. Quindi premo un tasto, lui scatta, premo di nuovo e torna a camminare. Nuova arma sbloccata. Bene. E perché non la cambia? Mannaggia, non la cambio. Niente, vediamo se... Niente. Volevo provare a mettere pausa, ma... Niente da fare. Andiamo avanti. Ma ci sono più armi e questo è un bene. Floor 2 completed. Congratulations, inmate. You are in the top 94%. Proceed to floor 3 via the stairwell. Continuano a farci salire su questa torre. Non mi fa cambiare arma, peccato. E va bene. Allora, proviamo con il joypad. Il gioco passa immediatamente. Modalità joypad, si salta con la A, si dà il colpo fisico di melee con di mischia con la X. Allora, come... Diciamo, impianto PlayStation, si salta con la X, si dà il colpo di spada col quadrato, col triangolo per ora non si può fare niente, con la B c'è questa rotolata, si punta con L2, si spara con R2, si fa la trasformazione con L1, ma continua a non cambiare arma. Mi spiace un sacco. Forse sono alla fine della demo? Non lo so. Bring you closer to your freedom, but it will also
Ok, grazie per aver giocato la demo, il tuo sostegno significa tantissimo per noi. Se ti è piaciuto il gioco, considera l'eventualità di aggiungerlo alla lista dei desideri, perché ci aiuta moltissimo. Per chi non lo sapesse, il fatto di aggiungere alla lista desideri un gioco permette agli indie, ai sviluppatori indie, di presentarsi a un potenziale publisher, produttore, esempio Sony, Microsoft, Nintendo, Electronic Arts, Ubisoft, Activision, Bethesda, con un dato, nel senso più persone mettono in lista dei desideri il gioco, il giochino su cui stanno lavorando, più significa potenziali acquisti, un dato potenziale che i produttori tengono altamente in considerazione per magari aiutare un progetto molto promettente che la gente come noi, i videogiocatori, è interessata a recuperare presto o tardi. E allora questo aiuta gli sviluppatori indipendenti, perché convincere una grande etichetta a magari aiutare con la pubblicità, con la distribuzione, con la versione fisica, con la traduzione, non dico con il doppiaggio, ma con la traduzione, questo sicuramente aiuta tantissimo. Quindi ogni volta che vedete, provate una demo, vedete un giochino, soprattutto i giochi indie, sappiate che aggiungere in lista desideri non è una cosa, per voi è una cosa, un click. Per gli sviluppatori indipendenti può essere la differenza tra un gioco solo in inglese è uno tradotto in 10 lingue, tra cui l'italiano, per esempio. Valutiamo anche questo. Grazie per aver visto questo gameplay brevissimo, una mezz'oretta di demo che potete anche provare. E poi anche provare dal 10 giugno durante lo Steam Next Fest. Se riesci a provarlo, provalo e fammi sapere cosa ne pensi. Io ho visto tutte le potenzialità per un gioco che è un, lasciami il termine, bullet hell, un inferno di proiettili, come abbiamo visto nell'ultimo boss, che mi ricorda tanto le immagini, i gameplay che ho visto su Returnal. In più c'è questa parte della trasformazione che, se ben sviluppata, sembra essere molto molto interessante, perché rende il gioco anche più vario. Non c'è molto altro da dire se non quello che abbiamo visto. Bello graficamente, già si presenta bene, ma i margini di miglioramento ovviamente sono larghissimi. Già da giocare mi sembra divertentissimo e molto reattivo. Staremo a vedere per la versione finale. Intanto aspetto i tuoi commenti sulla demo, qualora volessi o riuscissi a provarla anche tu. Grazie ancora per aver visto questo gameplay. Noi ci rivediamo al prossimo e, che dire, un buon proseguimento. Ciao.